Nelle ultime settimane sto seguendo vari anime e ho deciso proprio oggi di parlarne andando a trattare titoli sorprendentemente interessanti, perle rare, ma anche anime marci proprio incarniti, incaroniti, incarcassiti, incancreniti. Due isekai, ovviamente, due slice of life, un fantasy e addirittura un survival da cui inizieremo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, nel parlarvi di Tasuketsu Fate of the Majority vorrei andare dritto al punto, ignorando qualunque tipo di tecnicismo, per rispondere alla domanda: oh, ma secondo te questo anime merita o meno di essere seguito? Spoiler, manco per il cazzo, fritto e impanato, o se preferite, con la friggitrice ad aria se ce l'avete a casa. Quando vedi già dai primi secondi del primo episodio personaggi secondari privi di character design, tutti grigi in stile mondo grigio dei due fantagenitori, capisci che l'anime puzza puzza, che puzza. E infatti ti ritrovi in un miscuglio indigesto tra Osama Game, Tomodachi sempre Game e quella trashata vintage di Mayoiga. Il paradosso è questo. Immaginate di partecipare a un gioco di sopravvivenza a domande dove le regole vengono spiegate da qualcuno che ha il disturbo dell'attenzione, parzialmente dislessico e che tra l'altro te le dice a pezzi, in maniera del tutto confusionaria. Allora, chi raggiungerà il 30% o il 70% della popolazione femminile vincerà quella maschile. Tu dici che? Intanto ti guardi attorno e persone muoiono. Poi arriva il secondo giorno, nuova domanda. Allora, Luca ha 3 mele, Paolo ha 2 pinoli, calcola la massa del sole considerando che indosso degli occhiali Ray-Ban. Anche lì, ma che cazzo stai dicendo? Ti guardi attorno, nessuno schiatta perché schiattare sei tu. Più o meno è questo l'andazzo completamente privo di senso di questo survival game, dove però le sorprese sono parecchie. In questo gioco a dir poco indecente, a salvarsi sono poche persone, soprattutto studenti, che giorno dopo giorno provano a sopravvivere a questi enigmatici enigmi. Peculiare la scena nell'episodio 1, dove una ragazza, per salvare i compagni di classe da un professore armato di pistola, gli dà un calcione negli zebedei. Normalmente con quel calcio le palle sarebbero dovute uscire dalle narici, però il professore non batte minimamente ciglio e io lì per lì sono rimasto abbastanza perplesso perché non ho capito se fosse una gag oppure mi ero perso qualcosa, finché poi non avviene la magia. È infatti nel secondo episodio che ci spiegano come mai il prof non abbia risentito del calcione ai gioielli di famiglia. 7 minuti di episodio, precisamente da 13:54 a 21:15, per spiegare come in questo gioco di sopravvivenza ci siano dei poteri speciali e per ottenerli occorra sacrificare qualcosa. Il professore ha avuto la geniale, per non dire genianale, idea di sacrificare il proprio scroto. Non sto scherzando. Jintai no ichibu o kesson suru koto. Masaka! Boku wa inno o eranda. Per ottenere come potere una pistola con proiettili infiniti. Tralasciando il fatto che lui lo racconta con grande dovizia di particolari, volendo quasi passare per un tipo brillante, già dall'episodio successivo, io mi sono fermato al terzo e mi è bastato così, vediamo come questa sia una comunissima pistola che non è manco troppo efficace contro i mostri che vedremo più avanti, evocati dagli altri giocatori con poteri. Quindi complimenti per la scelta di peso, vorrei dire un uomo con le palle, ma non posso dirlo. In conclusione, Tasuketsu si rivela una metavisione. È un survival, sì, ma per noi spettatori, costretti a vedere 12 o più episodi tentando di resistere a quella irrefrenabile voglia di prenderci a morsi lo scroto o il clitoride. Il peggiore di quelli visti per ora. Sconsigliatissimo. Veramente becero, e avevo pensato di portarlo nella rubrica anime brutti, ma poi ho detto ma chi me lo fa fare di vedere tutti gli episodi? Cestiniamolo subito. Arrivederci e grazie. E passiamo a 2.5 Dimensional Seduction, l'anime su un otaku fappografo ed una compagna di scuola fissata a cosplayare waifu. Allora, fappografo penso che sia un termine che si conosce, comunque l'etimologia è abbastanza chiara. Parliamo di quei tizi armati di fotocamera professionale simil reflex o anche di semplici cellulari
che vanno alle fiere promettendoti di fare dei servizi fotografici a gratis a queste gentili donzelle in cosplay e poi magicamente o fanno dei selfie però puntandoli sul seno delle ragazze oppure fanno un intero set fotografico che poi non vanno mai a inviarlo ma se lo custodiscono gelosamente nei loro archivi super segretosi, l'antica arte della fapperia. C'è da dire però che qui non è manco troppo colpa del protagonista se si ritrova a fare il fotografo perché si stava facendo i fatti suoi adorando una waifu 2D, quasi venerandola, all'improvviso gli piove addosso questa compagna che vuole fare il cosplay, pensa un po', della sua amata wife. Si riscoprono entrambi appassionati di anime, manga e di questo personaggio, di questa serie nello specifico, e così nasce questa particolare amicizia. Le sue certezze iniziano a vacillare, perché come, io sono fedele al 2D, però sai che il 3D non sembra poi così male, inizia il lento e inesorabile passaggio verso un porto sicuro, quello del 2.5D, con intanto la compagna di scuola che inizia a provare qualcosa per lui. Nonostante le situazioni stereotipate e nuove gag ecchi improbabili, l'anime si lascia vedere con piacere e so per certo che dietro queste strane manie del protagonista c'è un passato difficile, un qualcosa di traumatico che sicuramente andranno ad approfondire. Certo, a rompere le palle c'è anche l'amica d'infanzia che è così sottona da essere diventata una modella per provare a fargli apprezzare il 3D, follia pura, per poi scoprire che bastava semplicemente vestirsi come uno dei personaggi che gli piacciono per andare a moltiplicare drasticamente le chance di copulare in tre dimensioni. Insomma, è un My Dress Up Darling che in alcune fasi tocca tasti più seri, in altri tasta e basta. Per ora questi primi tre episodi sono volati, li ho trovati piacevoli e quindi top tier anime completamente inaspettato. Passiamo a Isekai Shikkaku, l'isekai del depresso. Questo l'ho trovato veramente molto simpatico e lo sto seguendo con piacere. In questo isekai abbiamo una nuova razza di Truck-kun, il camion di campagna, che arriva a catapultare il protagonista, uno scrittore depresso, travolgendo lui e apparentemente anche la sua amata, andandogli a rovinare quello che doveva essere un suicidio di coppia. Fantastico. Io adoro questo protagonista che, preso da una costante depressione, continua a meditare il suicidio anche mentre la sacerdotessa elfica che l'ha evocato gli spiega la nuova realtà in cui si trova, scofonandosi di sonnifero come se fossero tic-tac. E con lei che la sacerdotessa che lo cura a ripetizione perché crede che lui sia l'eletto, lui sia diverso rispetto agli altri eroi evocati. Tutti quelli prima di lui, infatti, erano apparentemente OP e arroganti, ma hanno fallito. Lui sembra essere sotto la norma, eppure potrebbe essere la chiave di svolta? Chissà. A formare il party di questo eroe depresso abbiamo una ragazza gatto molto peperina, la chierica non vuole che muoia, e così inizia la loro avventura a bordo di una comoda bara con cui lo trascinano. Apprezzo molto il protagonista, come vi dicevo, perché dà sempre risposte sincere e coerente e ha come desiderio quello di capire se la sua amata sia finita anche lei in questo mondo, anche se c'è da dire che la vuole trovare unicamente per concludere il doppio con cui avevano inizialmente dato il via alle danze. C'è comunque un obiettivo a muoverlo, però insomma, manga fa così. L'universo narrativo si prospetta interessante anche perché gli eroi arrivati al nostro mondo sembrano tutti delle carogne. Chissà se sarà questo nostro padre maronno a mettergli i bastoni fra le ruote. Titolo valido, lo sto seguendo con piacere, lo continuo senz'altro e sono sicuro di poterci puntare. Passiamo invece a un signor titolo, perché parliamo di Plus Sized Elf, le elfe non possono dimagrire, anime del massaggiatore chiropratico Similenta, dove abbiamo un'invasione nel nostro mondo di una serie di strane creature antropomorfe, a cominciare da delle elfe. La prima ben mimetizzata con il cappello con scritto Human e il suo nome in codice Sonelfa, fantastico adattamento, si fa comunque fatica a definirla tale per via della sua stazza che non me la fa definire curvi. Quello non è curvi, ragazzi e ragazze, a dirlo non sono io, ma è l'occhio umano. Amando l'unto e idolatrando le patatine fritte, dato che gli elfi mangiano solo verdurine bollite o grigliate, prova a dimagrire seguendo i consigli del nostro massaggiatore chiropratico protagonista, riuscendo in un mese anche a dimagrire e tornare come una dignitosa elfa arciera nel suo mondo. Ma la gioia dura poco. Questo anime ha una struttura particolare. I primi 10 minuti sono di conoscenza delle varie waifu che volta a volta incontreremo. Poi parte un ending a metà episodio particolarmente brutta, dato che si tratta di una o più ferme immagini della waifu appena incontrata con movimento dal basso verso l'alto. E poi, come ciliegina sulla torta di marciume, si passa ad una grafica chibi dove lo
pseudo massaggiatore chiropratico, dà dei consigli su che esercizi fare per tenersi in forma. Anche l'opening non brilla, dove vediamo volta a volta queste waifu snodare le loro articolazioni in convulsi balli tribali, come se si fossero tutte apparentemente rotte, sfasciate. Conosciamo Frondoscura, l'elfa abbronzata per accontentare un po' tutti i fan degli Anelli del Potere, e che si scontra con Sonelfa spesso con vari battibecchi e dissing, ad esempio Sonelfa che definisce i suoi glutei una torta sacher, veramente una metafora davvero azzeccata e anche molto gustosa. Incontriamo la donna Mandragora, a cui le diventa più grande in base al sole che prende. Cosa avete capito? Parlavo del fiore che ha in testa. Abbiamo pure Orga, la donna orco, e la sirena Mero dal particolare black humor, fingendo di servire al proprio banco del pesce le sue stesse uova, facendo vomitare Sonelfa. Qui diciamo c'è un bel paradosso, perché se una ragazza mucca mi offrisse del latte io accetterei senza fiatare, però qui la situazione è diversa, mi sentirei un po' più violato. In conclusione, per chi volesse gag interrazziali, meme similentai, questo sarà sicuramente un piacevole passatempo. Non raggiunge minimamente i livelli di Shuzoku Reviewers o Monster Musume, ma per la sua natura di visione veloce, senza pretese e con qualche perla qua e là, io lo preferisco indubbiamente a Peter Grillo e gli altri titoli di questo stampo, e anzi mi espongo, secondo me ci vorrebbe almeno un anime in stile plus-sized elf a stagione. Ci catapultiamo in un mondo fantasy con Wistoria Wand and Sword da Fujino Omori, autore che ricordiamo per Dungeon Ideae Wotomero no Ma Machigatero Daruka, che le persone normali chiamano semplicemente Danmachi. Ricordo che fu uno dei è il primo anime di cui ho parlato sul canale, e quindi ai tempi, quando ero particolarmente masochista, provavo a imparare a memoria i titoli degli anime in giapponese. Pronuncia pessima, ma almeno potevo flexare. Come dicevo, l'autore è conosciuto solo per Danmachi e poi il suo spin-off Danmachi Sword Oratoria, però qui non c'è Estia, Loli con la sesta, a carriartela. In questo caso le atmosfere vissute da Will Serfort, il protagonista, ricordano molto sia quelle viste da Belcranel che in Mashle, senza però la componente satirica. Diciamo che se volessimo fare un paragone, ricorda più il mondo di magia di Reign of Seven Spellblades. Il protagonista non sa usare la magia, ma mena come un fabbro quando si tratta di usare la spada, addirittura salvando tre bulli che erano entrati nel dungeon unicamente per farlo bocciare. Combattimenti graficamente validi e animati davvero bene, anche se avrei voluto vedere un finale diverso per quanto riguarda il primo episodio, dove lui va a salvare questo bullo dai capelli rossi. Confidavo lo avesse quantomeno picchiato o minacciato a fine episodio, ma niente, si comporta sempre da beniamino, con il rosso che rosica ancora di più, talmente tanto da ferirsi mordendosi la lingua. Will è ovviamente accompagnato proprio per legge, una legge scritta, deve essere almeno circondato da una o più waifu, in questo caso è un'amica nobile che lo difende a spada tratta ed è innamorata di lui, anche se lui continua a pensare alla sua amica d'infanzia che intanto è diventata una potentissima maga di ghiaccio che si fa la bella vita su questa torre magica, ma che, attenzione, leggendo la scheda del personaggio, che ogni tanto vengono mostrate queste schede come intermezzo, sembra un filino ossessionata da lui. Le classiche tipe che ti piazzano dopo due appuntamenti il GPS in macchina o che ti tracciano il telefono. No thanks. Ora lo chiedo direttamente a voi. Sembra un titolo solido per quello che propone, ma nonostante ciò sono fermo da settimane al primo episodio e non ho minimamente l'hype per continuarlo. Merita o è evitabile? Voi che ne pensate? Innanzitutto c'è qualche titolo che dovrei subito puntare dopo questi qui? Ci sono anime di cui ho parlato bene che invece non vi sono piaciuti, anime di cui non mi hanno convinto che invece dovrei rivalutare per qualche motivo specifico? Non so, non so. Io ora, prima di salutarci, vorrei andare a leggere con voi, abbiamo lanciato da poco questa tradizione, il commento più strano o particolare ricevuto negli ultimi video. Ma prima colgo l'occasione per ringraziare i miei mecenati, persone che su Patreon mese dopo mese mi supportano direttamente, potendo accedere ai contenuti extra presenti solo su Patreon, oppure potendomi commissionare direttamente i prossimi video. Grazie di cuore e andiamo al commento, che questa volta ce lo lascia un vero e proprio viaggiatore del tempo, a quanto pare, perché Roberto Settimio 6403 ci dice: come si può parlare di anime cinesi? Si riferisce a un mio vecchio video di ormai 5 anni fa in cui suggerivo vari donghua, ovvero anime cinesi, senza parlare di Will Eternal, in Cina, vabbè, in cinese Inyan Yongheng, anime drama stupendo con centinaia di episodi, si trova sub e free, consiglio vivamente a chi ama magia, combattimenti, comicità.
E io gli ho risposto: come si può commentare un video del 2019 chiedendosi come mai non sia stato citato un anime uscito nel 2020? Cioè lui pretendeva che io nel 2019 andassi a parlare bene di un anime non ancora uscito. Ok avere un po' di idee, ok fare degli all-in e puntare sui titoli in uscita, però manca a far così. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, costantemente su Twitch, almeno due volte alla settimana, martedì e giovedì, e poi per eventuali extra in live. Grazie mille per la visione e per chi è arrivato fin qui, ci aggiorniamo presto. Ciao boys, ciao girls, ciao!